Allora, cosa contiene esattamente il project brief? Perché poi alla fine dici, va bene, Robin, principi di base mi sono chiari, ma io adesso voglio scriverlo, vorrei buttarlo giù, vorrei capire che cosa vuoi che io ci vado a mettere dentro. Ok, listiamo delle cosine base. Innanzitutto gli darei un nome all'inizio, non so, ma probabilmente la direzione non è quella giusta, magari la cambio, magari ci ripensiamo 10 volte, però gli diamo un nome di riferimento, un nome che sia una frase che sia già un'indicazione del servizio che io intendo offrire, perché qua la difficoltà più grande spesso è proprio ragionare in termini di servizio offerto agli altri, cioè devo smettere di pensare che io voglio fare un sito dove c'è A, B, C e D. No, non va bene. Devo pensare, come dicevo l'altra sera a Enzo, che si è prestato molto umilmente e gentilmente a questo esercizio, qual è il problema specifico che voglio andare a intercettare? Qual è il problema, l'interesse, l'esigenza che voglio andare a intercettare? Quindi gli do un titolo che sia rappresentativo di questo, come imparare il francese in macchina, oppure come imparare a scrivere velocemente con la tastiera del computer senza guardare i tasti, piuttosto che come si fa a ballare la salsa senza andare ad un corso, perché mi rivolgo a quelli che vivono nei paesini, e via dicendo. Adesso io, così, ho detto delle stupidaggini, ma l'idea è quella che vada a intercettare un'esigenza specifica, non la tipica esigenza di mercato che ci deve essere poi un pubblico di milioni di persone, ma un'esigenza molto, ma molto più di nicchia e precisa. Quindi,